Savonardo. Professor Savonardo. Sì, sono felice che ancora una volta Napoli, la Campania, diviene in qualche modo un set straordinario per film che in questo momento sono assolutamente molto, diciamo, interessanti anche da un punto di vista del consenso di pubblico oltre che di critica, perché sia Martin Eden che il sindaco del Rione Sanità sicuramente stanno riscuotendo un interesse rilevante di pubblico e di critica, e aggiungerei anche 5 è il numero perfetto. Sicuramente la Campania e il lavoro che in questi anni si sta facendo in Campania per portare produzioni rilevanti o per far sì che le location del territorio siano valorizzate attraverso le produzioni cinematografiche, mi sembra che in qualche modo sia un elemento rilevante anche per i film che arrivano a Venezia da un territorio multiculturale, aperto. Si parlava del rapporto con diciamo altre città. Sicuramente Napoli e Marsiglia si somigliano moltissimo, sì. Come Napoli può somigliare a tantissime altre realtà, ma è sicuramente unica, nel senso che esprime un'unicità nei suoi luoghi, nei suoi contesti, nei suoi paesaggi, riesce a essere aperta, aprendo a culture e a mondi culturali diversi. Il cinema narra il territorio e il territorio permette al cinema di nutrire l'immaginario. Ecco, professor Savonardo, le sue riflessioni su questa mostra? Sì, credo che Venezia, come spesso accade, riesce a sposare bene il glamour, la fascinazione che in qualche modo un festival del cinema propone attraverso star del cinema e grandi eventi, momenti collettivi interessanti e interessanti da un punto di vista, diciamo, anche mediatico e della comunicazione, ma è appunto riesce a sposare questo con la qualità dell'offerta cinematografica che mi sembra molto alta quest'anno. E tra l'altro Venezia diviene un'occasione importante, straordinaria per promuovere sul mercato nazionale ed internazionale molto spesso i film italiani e tutti i film che chiaramente si presentano a Venezia, ma comunque la mia, diciamo, attenzione è sempre sui giovani, su quelli che in qualche modo colgono l'occasione, il palcoscenico di Venezia per promuovere per la prima volta i film che chiaramente diciamo possono dare loro opportunità interessanti. Professor Savonardo? Sì, il cinema è uno straordinario strumento di formazione culturale per i giovani che guardano il cinema, ma anche una palestra per chi intende fare cinema. E qui voglio ricordare un episodio vissuto con Francesco Di Leva, perché mio fratello Mario Savonardo ad un'iniziativa culturale invitò un giovane talentuoso qualche anno fa che era praticamente, diciamo, disorientato, ma aveva una grande passione per il teatro e per il cinema, ed era un giovanissimo Francesco Di Leva che con anni di gavetta e con attività molto interessanti nel suo percorso professionale è arrivato ad essere il protagonista straordinario del sindaco del Rione Sanità con un film di Mario Martone che spero possa ricevere dei premi, perché merita sicuramente l'attenzione necessaria per, diciamo, in qualche modo valorizzare i talenti, oltre che Mario Martone, che è un grandissimo regista.